Salve, gente, sono Jack Gaming Knowledge e benvenuti nell'ottavo video di questa mia run con i DLC a difficoltà Ultimate di Marvel Spider-Man. In questo video credo che riusciremo a portare a termine, io riuscirò a portare a termine e mostrerò la fine di tutte le queste secondarie. Ho completato intanto mi pare che fossero tre. I tre, come diavolo si chiamano? Dannazione a me. Le tre basi, ecco. Le tre basi che c'erano, 3, 4, non mi ricordo quante erano. E questo mi ha portato a sbloccare quell'obiettivo lì. Ho completato le sfide di Skewball, che inserirò in un video a parte. Forse però all'inizio del video avrete visto qualcosina almeno. È nei guai, devo sbrigarmi. Riguardo la parte finale della sfida con Skewball. Sbaglio, ti serve una mano. E dovrebbero esserci altri obiettivi secondari che credo si sbloccheranno alla prossima quest principale. Vediamo un po' cosa saranno. Spero qualcosa di nuovo e non semplicemente altre basi. Oh merda. Amico Spider-Bot. Magnifico. Le basi a difficoltà Ultimate sono state fattibili. Gli obiettivi secondari erano tosti, perché bisognava arrivare sempre ad elevati numeri di combo. E quindi giustamente questo dava problemi. Però alla fine era fattibile. Devo dire anche che in tutto questo giocare ed essere nei guai, mi sono reso conto di un difetto di questo Spider-Man. Una cosa che su God of War è meglio nel paragonare i due gameplay. Cioè, allora, God of War un problema è che almeno con l'arma Leviatano il gameplay è legnoso perché è bloccato alle spalle di Kratos. Ed è difficile muoversi rapidamente, guardarsi intorno e reagire quindi efficacemente a tutti i problemi a difficoltà elevata. Perché vabbè, difficoltà facile, media, quello che è, non è un problema, va, è irrilevante. Le cose però cambiano alle difficoltà elevate. Ecco, in Spider-Man invece un problema sta nel fatto che il tasto di attacco e il tasto di schivata si trovano entrambi nelle pulsantiere, cioè quadrato e cerchio. E questo perché è un problema? È un problema perché questo non permette di reagire abbastanza rapidamente agli attacchi. Perché se io sto sparando colpi, dove cazzo spara? Questo si è buggato. Se io sparo dei colpi, sto facendo una combo, non posso reagire abbastanza in fretta. Ecco, tipo in questo caso, perché avevo il tasto concentrato, il tasto, avevo il dito concentrato sul quadrato. Di nuovo, vedete? Invece se avessi la schivata tipo su R1, L1, robe simili, io avrei sempre un dito pronto a schivare, che è la cosa più importante. Questo si spara i colpi di bazooka in faccia da solo. L'ultimo è qua. Quello è impazzito, continua a sparare di lato, si è buggato. C'era KO, ma continuava a fare l'animazione dello sparo. Ah no, era il nostro amico. Oh mio Dio, super LOL. Tutto ok? Sto bene, grazie alla corazza Sable. E ora che piani hai in mente? Porterò queste casse all'ambasciata. Grazie a te, molti Simcariani avranno gli aiuti necessari. È stato un piacere. Ma intendevo, che piani hai per te? Io?
qualche minuto fa mi ha chiamato una scuola di Midtown. Mi offrono una cattedra e un permesso di soggiorno. Immagino che tu non ne sappia nulla, vero? So che il bene che fai ti ritorna. Non so che cosa dire. Cercherò di aiutare gli studenti a realizzare i loro sogni, come tu hai aiutato me. In realtà dovrei essere io a ringraziarti. Perché? Mi hai ricordato il motivo per cui amo questa città. È una mia impressione? O il mondo adesso è un posto migliore? Voglio crogiolarmi in questo ottimismo ancora per qualche secondo, prima che ci colpisca un'altra sciagura. Allora, tutto ciò è molto interessante. Ora, escluso il fatto che io abbia capito male, ok, praticamente noi abbiamo aiutato quel tizio a fornire delle armi a una resistenza di persone che stanno compiendo una rivolta popolare, una guerra civile. E nell'ultimo video continuavo a pensarci, e ora poi mi è venuto in mente precisamente, è come quando in Siria, sempre se non mi sto sbagliando, hanno tentato di dimettere, non mi ricordo come si chiama, non mi viene in mente per adesso, insomma, il popolo, una resistenza formata da alcuni che volevano, non so se mettere una democrazia effettivamente o comunque solo prendere il controllo per loro interesse, comunque volevano combattere il potere istituito. E questa è la stessa cosa. Ciò che è interessante è, se è quello che ho capito, cioè se quello che sta avvenendo è proprio questo, quindi che abbiamo noi aiutato a fornire quelle armi, è interessante che il gioco lo veda come una cosa assolutamente positiva. Cioè proprio non c'è nessuna traccia di riflessione di Spider-Man sul fatto se sia giusto o sbagliato. Ho capito male io? Forse si dà per scontato che le persone che vivono in quei posti stanno veramente ma veramente male e hanno bisogno appunto di combattere e riprendersi il proprio paese magari contro gli eventuali dittatori simcariani invece che alla bomba del e siriani. L'ingresso del covo deve essere da queste parti. Ah, vedete? I miei dubbi. Mi sa, sfortunatamente, che si tratta di nuovo di altre basi che sbloccheremo. Il segnale proviene da questa zona. Tra l'altro sotterranea, come le altre che ho fatto. È nel sottosuolo. Dovrò improvvisarmi speleologo urbano. Spero sia qualcosa di diverso, che ne so, invece di una tana in cui eliminare tutti i ratti, non so, trovare un oggetto o salvare una persona. Spero qualcosa tipo trovare un oggetto, sono stanco, basta combattere. Dammi qualcosa di diverso, non so, arrivare in un punto senza farmi vedere. Vediamo un po', speriamo. Una puzza mai sentita. Spero di trovarla prima che il fetore la stordisca. Se riuscissi a uscire da qui senza sporcarmi, sarebbe un miracolo. Allora, questo è il punto che mi ha indicato Felicia. Trova il covo di Amred. Spero che sia giusto, magari effettivamente. Ehi là! Ok, la mappa qua non la posso vedere. Ehi! Sibilante! Sibilante! Wow, guarda che posto! La quantità di infrastrutture che sorreggono la città è incredibile. Non darò più per scontata l'acqua corrente. Questa parte tra l'altro è molto bella secondo me. D'accordo, vediamo dove arriva. Più avanti c'è una parete pericolante. Bellissimo. Perfetto. Avanti. Uomini di Amred. Wow. Hanno occupato una stazione della metro abbandonata. Devo eliminare questi tizi, poi cercherò Sable.
Ok. Cerchiamo di mettere KO qualcuno in maniera silenziosa. Sorpresa. Per non farci disturbare. Darsi, ma c'è anche un problema di spazio. Ormai cominciamo a stare stretti. Useremo gli escavatori per creare altri ambienti. Non è una cattiva idea, piuttosto. Non sono sicuro che si salva qualche cosa. Scherzi, sono sicuro di saper quel che fai. Perché me lo chiedi? Perché sembra tu stia improvvisando. Sto valutando la situazione. Esatto, per questo mi muovo con cautela e valuto. Capito? Il boss. Oh oh. Mi ha beccato! Ah. Speravo di incollarli entrambi contemporaneamente. Là ce n'è un altro. Io direi di fare uno e due. Ce n'era un altro sotto. Ok, si stanno sparpagliando, ottimo. Mi piacerebbe eliminare Ciccione. Proviamo a distrarre. A distrarre. A distrarre. Ti prego, fa che non sia semplicemente un'altra base. No. Perché? Ok. Vabbè. Bene, questo era l'ultimo. Dunque, scommetto che seguendo i cavi della corrente arriverò dritto a Sable. Ok. Parte da lì il cavo? Decidetevi. Seguiamo un altro cavo. Devo seguire i cavi elettrici. Questa parte da qua. Forse quello giallo. Sono riusciti a collegarsi al quadro elettrico della metro. Entrano tutti sottoterra. Ce l'avevo visto senza scan. Ah, ok, dobbiamo andare qua. Vediamo che posso fare. Dovrebbe esserci lo sportello che si apre, no? Dall'altro lato, forse? Ecco. No? Allora, torniamo qua. Speriamo non sia una carrozza portante. Ah, wow. Bene, seguiamo il filo giallo. Magari incontro uno spaventapasseri, un leone o un uomo. Ah, tunnel ostruito. Ma forse posso passare in mezzo. Bellissimo. Dai, però l'ultimo DLC c'è una bella varietà. Cioè, non so quanto sarà lungo. Magari troviamo Amber ed abbiamo già finito. Non credo. Però c'è una bella varietà, dai. Spero che Ammered questa non me l'aspettavo. Riesca a risultare di nuovo interessante. Cosa credi?
Guardate, guardate che belle le ombre. Questa cosa è sempre stata così. Si nota soprattutto quando appendiamo qualcuno. È stato orribile. È solo uscito tutto blu. Probabilmente è soffocato all'interno. Avevi collegato l'ossigeno come ti ho detto. Ah! Questa sembra la loro centrale operativa. Stanno parlando di un tizio che è morto dentro sto coso con del liquido blu. Progetto Olympus. Queste capsule consumano un enorme... Gliel'ho detto, ho solo contribuito al montaggio, non l'ho progettato io. Allora sei la persona sbagliata. In compenso abbiamo la nostra prima cavia. No, 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 non accendetelo, vi prego. Mi serve solo qualche minuto, posso risolvere il problema. Finalmente ci capiamo. C'è altro? Jetpack della Sable. Sarei disposto a pagare per assistere ai primi voli di prova degli scimmioni di Hammerhead. Vero, mio Dio. Wow. Se Hammerhead mette le mani su questo giocattolino, siamo in guai seri. Le fotine. Quello sbirro stava per uccidermi. Mi avevi promesso l'invincibilità. Le avevo detto quasi invincibile. Dopotutto lei è ancora umano. Allora rendimi meno umano. Temo di non capire. Hai capito perfettamente. Mettiti al lavoro. Mamma mia. C'è altro? Devo dare un'occhiata in giro per scoprire di più. XRT-89, veicolo sotterraneo per trasporto truppe. È questo il vero nome? Preferisco Talpa. Mio Dio. Tutto questo appartiene a Sable. Sì, ma molto materiale è all'estero. A che pensi, capo? Penso a come ha preso il controllo della città in pochi giorni. All'epoca del respiro del diavolo, intendi? Sì, sembra impossibile. Nulla è impossibile se possiedi i mezzi necessari. Beh, abbiamo i nostri escavatori. Non bastano. Se vogliamo il meglio, ci serve lei. Sì, certo. Ma come pensi di fare? Continuate a derubarla. Sarà lei a trovarci. Forse volevano un riscatto e chiedere armi ancora più potenti in cambio di Silver. Sable, mi sembra vicina. Lassù. Oh mio Dio. Mio Dio, quante urla. Cavi elettrici ad alta tensione e acqua. Cosa potrà mai andare storto? Questo covo sotterraneo dimostra che Hammerhead dovrebbe rinunciare a qualche sgherro armato e assumere ispettori alla sicurezza. Non credo di poter camminare lì. C'è qualcosa che mi sfugge. Forse posso? Ok, oh mio Dio, posso. Non posso qua.
otterrai mai ciò che vuoi. Oh, invece sì. Ma che cazzo? Ti prego, spiegatemi che è potenziata. Cioè, non è possibile che è così forte. Che è piccolina. Perché? Perché ho bisogno di te. Lavoro da sola. È una cosa che dicevo anch'io. So cosa succede in Simcaria e so quanto sia importante per te. Credi di saperlo, ma non lo sai. Quando riuscirai a fidarti di me? Senti, forse ho trovato un suo punto debole, ma non posso farcela da solo. L'ha liberata! Bene, ecco il piano. Io... Sì, è bel piano. Allora, direi che è il momento di cambiare costume. Questo mi ha stancato, fa proprio cagare. Ah, devo completare tutte le attività di quartieri. Di quartiere. Mettiamo questo qua. Raimi Spider-Man. Oh mio Dio, aiuto, non si capisce più niente. E allora di un po' di aiuto. È bello averti al mio fianco per una volta. Taci e combatti. Ma devi migliorare le tue battute. Questa è bella. Una talpa, ovviamente. Aspetta, l'hai chiamato Doc. Bah. Molto meglio del nome originale, non trovi? No, non stare in aria. Aia. Non posso usare gli strumenti. Che morte di merda. Ma poi come sono morto? E vai! E vai sarcastico, perché ho fatto la schivata di merda a muro, che poi mi fa fare l'attacco da muro che mi ha lanciato addosso al nemico. E mi sono beccato il suo colpo. Sì, suona molto meglio del nome originale, non trovi? Ehi, Sable, feriscili solamente, ok? Ma è caduto a terra. Allora calma.
Ma non c'era quello con le fuste, dove è finito? Ah, ce l'ho fatta. È andato molto meglio combattendo in quel lato là. Uè. Ma che spettacolo. Batti 5. Parlavi di un punto debole. Io aspetto ancora il 5, sai. Sono cartelle mediche. Sì, per lo più su quella placca che ha nel cranio. Acciaio carbonio. Resistente, eppure sensibile al caldo. Mio Dio, sono pazzi. Ho un'idea. Beh, giuro solennemente di seguire i tuoi ordini. Ti chiamerò. Ah, ha dato il 5. Ah, ho dato la chiavetta. Ma sì. Dai, avanti, ammettilo, Spider-Man, sei un Don Giovanni. Ci provi con tutte le belle donne che ci sono in questo gioco, dai. Sei fidanzato, smettila. È stato difficile, ma giusto. Ma giusto. Mentre aspetto la chiamata, mi dedicherò ai miei doveri di ragno. Non c'erano attacchi strani. Ah, ecco che sblocchiamo la nuova cosa. Continuo. Vediamo un po'. A trovare oggetti gialli. Magari c'è un nuovo artista in città. Cosa? Un dossier della polizia. Qualcuno è stato ucciso durante una rapina, ma non hanno rubato niente. Mm. Un registratore audio, eh? Dunque, soffre di stress da lavoro. Insomma, si è rivolto alla persona giusta. È il mio campo. Me l'hanno detto. Mi descriva più in dettaglio ciò che prova. Carico me stesso di forti pressioni. Voglio essere sempre il migliore. E ho un capo molto esigente. Di cosa si occupa per lavoro? Queste conversazioni sono private, giusto? Certamente. Bene, perché se trapelasse qualcosa, lei sarebbe un uomo morto. Sul dossier c'è scritto 1 di 9. In giro potrebbero essercene altri. Qui ci sono delle coordinate GPS. Adoro le cacce al tesoro. Ok, grande. Sospetto che alla fine non troverò un forziere pieno di dobloni d'oro. Oh, sì, sono molto molto contento. E vai. Va bene, troviamo tutti questi cosi e vediamo a cosa ci portano. A che percentuale di completamento siamo? 79. Ok, mi sto chiedendo se ci uscirà un altro video. Vediamo un po'. Me lo ricordo. Qui era stato visto per l'ultima volta un informatore del Magia scomparso qualche mese fa. Ammetto di sentirmi a disagio. Penso dovremmo interrompere la seduta. Mi scusi, dottore, non volevo spaventarla. Sto diventando paranoico. Come le dicevo, il lavoro mi stressa. D'accordo. Parliamo ancora del suo lavoro. Mi descriva una giornata tipo. Una giornata tipo. Per prima cosa mi sveglio e controllo il telefono per sapere cosa dovrò fare quel giorno. Esco a fare colazione. Seguo la dieta chetogenica, presente. Poi faccio il colpo. Ma a volte mi sporco e devo passare da casa per cambiarmi. Al pomeriggio cerco di andare in palestra. Alla sera ceno. Mi scusi, facciamo un passo indietro. In cosa consiste di preciso un colpo? Significa uccidere qualcuno per conto del boss. Ormai sono piuttosto bravo. Ho un buon curriculum. Questo tizio sembra un sicario del Magia. Sembra il tassello di una storia più ampia. D'ora in avanti dovrò tenere gli occhi aperti.
pronta. Ci vediamo alla base. Volevo chiederti, com'è possibile che tu abbia una base in città di cui ignoro l'esistenza? Bella conversazione. Perché mi riaggancia sempre in faccia? Magari non ha riagganciato di proposito. È solo caduta la linea. Magari si aspetta che la richiami. Oppure potrebbe aver esaurito i minuti nel suo piano tariffario. Del resto sarà in roaming internazionale. Le costerà un patrimonio. O forse sentiva l'urgenza di lucidare le pistole. Applichiamo il principio del rasoio di Occam. La risposta più semplice è che... mi odia. Sentiamo cosa c'è nel registratore. Che ne pensa, dottore? Beh, clinicamente lei è un sociopatico. Non prova rimorso per le sue azioni, non è affatto stressato. Mi sembra che non veda nulla di sbagliato in ciò che fa. Quindi mi chiedo perché è venuto qui. È in gamba, complimenti. D'accordo, veniamo al punto. Se farà quello che le ordino, non ucciderò la sua famiglia. Wow. Vuole andare al punto? Va bene. So perché è venuto qui. L'ho capito nell'istante stesso in cui ha varcato la porta. Ma prima che lei chieda un favore a me, sarò io a chiederle di fare qualcosa per il sottoscritto. Che colpo di scena. Questi crismi sembrano coperture per esecuzioni del Maggia. Se l'uomo delle registrazioni lavora per il Maggia, forse ha ucciso lui queste persone. Qualcuno era morto precipitando da qui. È stato archiviato come incidente, ma chissà. Nell'ultimo nastro l'analista ha ribaltato la situazione a suo favore. Bentornato. Prego, si sieda. Mi ha portato i... Spero risolvano i suoi problemi di liquidità. Ok. Mi sembra perfetto. Grazie. Allora, immagino se sia rivolto a me perché ho in cura alcuni agenti di polizia. Immagina bene, ma a me e al mio boss ne interessa uno in particolare. E di chi si tratta? Il capitano Yuri Watanabe. Yuri? Cosa c'entra lei ora? Questa storia ha preso una piega che non mi piace, ma devo seguirla. Per la polizia si è trattato di suicidio, ma Yuri non era convinta. La vittima era nel giro di Ammeret. Nell'ultima registrazione parlavano delle condizioni psicologiche di Yuri. Ecco la cartella di Watanabe. Qui c'è tutto. Sì. Registra mai le sue sedute? No, non l'ho mai fatto. Sarebbe poco professionale e illegale. Vorremmo che registrasse la sua prossima seduta. E il mio boss ha un elenco di domande che dovrebbe porle. Qualche problema? No, nessun problema. So che non dovrei ascoltare. Eppure non riesco a smettere. Chi ha lasciato questi indizi non è soddisfatto dell'operato della polizia. Dossier e registratore. Yuri mi ha detto che era stata archiviata come morte accidentale per del cibo avariato. Tutti questi casi risalgono a non più di un anno fa. Ma Yuri li ha presi in carico solamente il mese scorso. Quindi è stata Yuri a disseminare le registrazioni. Allora, Yuri, andiamo avanti. Coltivi ancora pensieri ossessivi su questo indiziato? Sì. Ci sono giorni in cui sento di averlo in pugno. Altre volte penso che non lo arresterò mai. Fai gli esercizi di respirazione? Ci provo. Ma... so chi è. So dove si trova e so cosa ha fatto. Ma non posso intervenire. Non senza prove legalmente valide. Deve essere frustrante. Non immagini quanto. Yuri sospetta che il tizio delle registrazioni sia l'assassino di tutte queste persone. E probabilmente ha ragione. Ah, mi ricordo. Una persona è rimasta folgorata in un incidente, ma aveva legami con Ammeret. Yuri ha cercato tracce di un delitto, inutilmente. Nell'ultima, Yuri sembrava frustrata. Non immagini quanto. Tutto qui? Sì. Poi abbiamo parlato della terapia farmacologica, ma... quando ritornerà?
Perché? Cosa intende fare? Intendo eseguire gli ordini del mio capo. Oh no. Vogliono tendere un agguato a Yuri. Devo trovare le altre posizioni. Qui aveva colpito un pirata della strada. La vittima avrebbe dovuto testimoniare contro un uomo di Hammered. Ovviamente, il colpevole non è mai stato trovato. I dossier sono sempre più recenti. Questo risale a poche settimane fa. Sembri nervoso? Beh, se il capo scopre che ho lavorato con te sotto copertura, non voglio perdere il posto. Forse dovrei fare anch'io gli esercizi di respirazione. Questo sì che è interessante. Tranquillo, se tu non parli, non lo farò neanch'io. E poi stai andando alla grande. Sei credibile come medico. Grazie, credo. Ha capito che indossavi un microfono? Se l'ha capito, sa fingere bene. È un uomo del Maggia, è scontato che sappia fingere. La domanda è, avrà fiutato la trappola? Lo capiremo domani, direi. Sicura di voler andare avanti? Se lo becchiamo mentre tenta di assassinare un agente di polizia, finirà dentro a vita. Yuri, che stai facendo? Devo trovarla. Spider-Man! Il modo in cui hai impacchettato Rhino... Yuri mi ha detto che qui era affogato qualcuno, ma lei non era convinta perché la vittima nuotava a livello agonistico. Ehi, capitano. Allora, sei pronto? Mai stato così pronto. Ho già il microfono, sto andando in studio. Mi fermo solo a prendere un caffè. Ok, quando avremo finito ti offrirò da bere. Non vedo l'ora, capitano. Yuri è stata sospesa, ma non si è data per vinta. È ammirevole. Ciao, posso avere un caffè lungo? Salve, dottore. Con chi è che stava parlando? Oh, salve. No. Perché l'ho ascoltato? Pronto? Ciao, mio caro. Yuri! Vediamoci tra Madison e la 23esima. Dobbiamo parlare. Aspetta, Yuri! Andata. Dopo tutto quello che le è successo, Yuri sarà distrutta. Ogni suo gesto ha uno scopo preciso. Perché mi ha costretto a un macabro tour delle scene del crimine? Avrà una pista che porta al sicario. Sarà bello rivederla. Potrei aiutarla a risolvere tutti questi problemi emotivi. E quindi, vediamo se riusciamo a capire più precisamente qualcosa del comportamento di Yuri. Allora, mettiamo qua. Yuri, che cosa hai fatto? Oh. Ecco l'uomo del Maggia, morto, e i dossier di tutte le sue vittime. Quest'uomo era un pluriomicida. Ma non per questo meritava di morire. Yuri. So che vorresti dire, ma devi ascoltarmi. Il sistema è quasi sempre efficiente. Tuttavia, a volte fallisce. E personalmente lo trovo inaccettabile. Alcuni si affidano al destino, ma al karma. Chiamalo come vuoi. Ma io credo solo in me stessa. Non puoi uccidere, Yuri. Evidentemente sì. E ti dirò di più. È liberatorio. Hai l'obbligo di costituirti. E per cosa? Ho solo fatto giustizia. Vera giustizia. E in parte ho riequilibrato le sorti del mondo. Sei mia amica, Yuri. Non costringermi a fermarti. Sei libero di comportarti come ritieni giusto. E io farò altrettanto. Addio, Spider-Man. Yuri! Cosa devo fare? Ora è tutto chiaro. Ciò che Yuri ha fatto a Hammered... L'idea la tentava da tempo. Ha sempre nascosto le proprie emozioni. Non deve essere stato facile. D'altra parte è la persona più tenace e ostinata che conosca.
Era senz'altro un criminale, ma ucciderlo è eccessivo. Sono un misto di shock e confusione. Cioè, non lo so, continua a non convincermi del tutto questo cambio di Yuri, perché non lo so, non... dovrei rigiocare l'intero gioco. Potrebbe essere l'occasione, visto che c'è il New Game Plus, difficoltà Ultimate. Però continua a non sentirmi, a non sembrarmi troppo naturale. Continua a darmi l'impressione che, non lo so, che è un po' strano. Boh. Comunque, in ogni caso, decisione di scrittura. Magari non sono riusciti a farlo, a renderlo al meglio, no? Questa evoluzione del personaggio in attesa. Però è come hanno deciso di farla diventare gli autori. Magari la vedremo ora nelle parti finali della quest. Cioè del DLC, volevo dire. Insomma, vabbè, sì, della quest anche. O magari la rivedremo in uno Spider-Man, Marvel Spider-Man 2. Boh. Fatto sta che mi sa che siamo questa volta veramente alla fine. Su, al lavoro. Al lavoro. Allora, dov'è la base di cui parlavi? Wow. I tuoi giocattoli sono molto meglio dei miei. Ah, ma questa è la nave che c'era nei progetti. Forse la battaglia finale sarà qua. Con Amered che ci attacca o qualcosa del genere. Vediamo un po' che succede. Una cosa che mi dispiace... Adoro l'idea della fortezza invisibile volante. Ma ora che tutta New York l'ha scoperta, Amered ecco, non tarderà ad arrivare. Ci conto. Per questo dobbiamo agire in fretta. I costumi potevano darli prima, almeno quello del fine storia. Ho montato dei laser classe 5. C'è modo da usarlo adesso? Dobbiamo calibrarlo così non si surriscalda. Per piuttosto che alla fine. Ho un master in calibrazione. Vediamo. Ok, da dove... Allora, intanto uno ce l'ho, perché abbiamo completato tutte le attività. Costume ragnoverso! È quello dello Spider-Verse! È abbastanza simile a questo. Beh, infatti il personaggio a cui è più simile sia allo Spider-Man proprio di questo gioco, sia quello di di Spider-Man Into the Spider-Verse, effettivamente è quello di The Amazing Spider-Man, dei film di The Amazing Spider-Man. Ehi, bel laser. Agganciato. Ed è fatta. Non abbiamo finito. Dobbiamo ripristinare le antenne di puntamento. Poi sfortunatamente, cioè, in realtà il DLC crea dei problemi. Cioè, Peter non sopporta Yuri, però sta collaborando con questa pazza psicopatica che si è messa a sparare raggi per tutta la città. Cioè, non credo che non ci sia nessun ferito in mezzo a tutto il casino che ha creato all'inizio del gioco. Certo. Non ho la più pallida idea di cosa siano. Esci dall'hangar e sali in cima ai trasmettitori. Agli ordini. Non però che è bello. Discutere della strategia da adottare contro Amber. Non c'è molto da dire. Quando lo troviamo, puntiamo il cannone sulla placca che ha nel cranio. Il laser surriscalderà a livelli critici l'acciaio al carbonio, alterandone la struttura molecolare. E la renderà fragile, così potrò metterlo KO, questo mi è chiaro. Ma è sicura che non gli fonderà il cervello? Se il lupo attacca il gregge, rischia di finire impallinato dal pastore. Ok, ma ricorda la regola, pastorella. Non si uccide. Non si uccide. Ecco, questo va... Tenta di spiegare
quello che sta accadendo. Fatto. Come andiamo? Ma i sistemi sembrano operativi. Ora dobbiamo collaudare mira e potenza. Perfetto. Aspetta, non vuol dire che stai per spararmi, vero? Non ancora. Ma devi lanciare quei bersagli. Certo. Ok, pronta? Pronta. Arriva! Centro! Full! Lanciane altri. Certo, mi sto divertendo. Ne arriva un altro! Bel colpo! È la versione militare moderna del tiro al piattello? Oh, oh, ancora uno, per favore! Sei un bamboccio. Dentro ognuno di noi si nasconde un fanciullo. Continuano a spawnare. Torna qui, c'è l'ultima cosa da fare. Oh. Sì, dobbiamo regolare lo stabilizzatore giroscopico di navigazione per compensare il peso del laser. Accedi al terminale e aspetta che attivi il sistema. Sistema pronto? Sono pronto. Ok, dovrebbe funzionare. Ecco. Ora siete una squadra. Corri, ma non sarà sufficiente. Sable, mi servirebbe una mano qui. Il laser è andato. Puoi sistemarlo? Ci provo. Ci siamo. Sistemiamo tutto. Ah, figo, si danneggia. Ci sono quasi. Oh, la testata. Adoro le tue armi, Sable. È un peccato doverle usare. Oh, che cazzo! Mio Dio! Ok, bel boss, ha anche degli attacchi doppi, quindi bisogna stare più attenti. Lo stavo pensando, ma non ero del tutto sicuro se fosse solo un movimento o se stesse veramente per attaccare. Ma la difficoltà è giusta? Sì. Che altro devo fare? Mi ha salvato i danni precedenti, forse. Sai chi rispetto? Chi riconosce la sconfitta? Oh. Riprovaci. Questa volta ti aiuto io. Io scatto le bombe, tu tiragliele addosso. Prendi questo. Ah, ok. Devo afferrare le bombe non appena le scaccio. Oh mio Dio! Scudo disattivato! Indistrutto! Prova a schivarlo! Muori sempre! Non ti arrendi mai! È ammirevole! Avanti! Fuoco! Hai la testa dura! In tutti i sensi!
Siete in gamba voi due. Vi concedo una chance. Unitevi a me. Non morirete. Io cerco la busta numero 3. Servono rinforzi. Ora! Se riesco a... Gioco di squadra! Triangolo e cerchio! No! Ma aspetta! Ma ha funzionato o no l'attacco? È stato annullato dal fatto che sono finito fuori posizione o ha funzionato? Non mi è mai capitato! Sta volando! Ah no, sta saltando! Lo starnuto non mi aiuterà. Bombe, dove siete? Oh madonna. Attacca lui! Devo esserlo anch'io. No, mi sembrava che stesse per cadere. Aiuto! Ok. Cazzo, si è ripreso subito. Ma dov'è? Uè. No, aiuto! No! No! Merda, dovevo saltare. Oh, che attacco stupido. Madonna! Oh mio Dio! Beh, Spider-Man si chiederà se i cyborg sono umani oppure no. Bella armatura. Ah, ecco. Ah, è stato divertente. Ehi, hai da fare? Conosco un'ottima pizzeria. La Sincaria mi aspetta. Giusto, devi combattere.
Non amo la guerra, ma devo aiutare la mia gente. Lo so, scelte da eroi. Io non lo sono, ma ho imparato qualcosa. Ah sì? Tipo cosa? Abbattere nemici a battutacce? Beh, le mie sono ottime battute, ma l'umorismo è così soggettivo. Ti ringrazio. Di tutto. Niente abbracci. Sì, no, certo. Ehi, non è che mi dai uno strappo in città? Potrei nuotare, ma poi chi la toglie la puzza di pesce dal costume? Ovviamente la nave la porteranno via gli aiutanti di Silver. Forse... forse Silver Lining significa solo allineare Silver. Oh, oh. Ma dai, non mi fate piangere. Già che sono abbastanza emozionato. Poi questa musica è troppo bella. Cioè, se dovessi pensare alla best colonna sonora del 2018 dei videogames, questa non era niente male, però quella di Red Dead è magnifica. Certe tracce nelle parti finali sono veramente veramente belle e azzeccate. Questi li ho già visti abbastanza volte, possiamo saltare. Lo sapevo. I lanciaragnatele sono un po' stretti. Li hai fatti stringere tu? Prova a starmi dietro. Lo controlliamo noi o è solo un filmato? Ok, Ammered è sistemato, ma i suoi uomini sono ancora liberi. I ragni non si riposano mai. C'è un bell'universo veramente che è nato per Spider-Man. Con il film dello Spider-Verse della Sony, Homecoming, i film della Marvel, cioè dell'universo Marvel. Quanta roba, quanta roba. È sorprendente come sia veramente tornato in auge così tanto. Oggi è un gran giorno per... ascoltiamo oggi Jonah Jameson. Quel mezzo cyborg di Ammered è uscito di scena. E devo perfino dare merito a Spider-Man e Silver Sable, che hanno sferrato il colpo di grazia. Ma c'è un ma. Mentre i media asserviti si incartano nelle loro contraddizioni e si producono in lodi sperticate per quei due giustizieri, io voglio tornare sui fatti. Ammered non sarebbe mai arrivato a quel punto se la cara Silver Sable non avesse lasciato le sue armi in città. Per non parlare di Spider-Man, che ha rinfocolato la guerra tra bande e costretto un capitano decorato della polizia al congedo amministrativo. Quindi avranno anche risolto il problema, ma erano stati loro a crearlo. Quello che è interessante è che non è che spara solo cazzate. Ci sono alcune cose che fanno pensare. Ad esempio, quando appunto Silver Sable è arrivato e ha fatto tutto quel casino, lui si è lamentato, e si è lamentato giustamente. Allora, al di là del piccolo discorso su Yuri che non mi ha convinto totalmente, tutto il resto nel gioco e anche nel DLC secondo me è quasi perfetto. Al di là del DLC 2, che nella modalità storia, nelle missioni principali, alcune cose non mi piacevano molto riguardo i combattimenti.
Però tutto il resto alla fine sono soddisfatto. Che cazzo è questo? Costume Spider-Man Cyborg. Oh mio Dio, devo cercarlo se esiste veramente. E va bene, 100% su tutto. Grazie per essere stati con me. Se non avete giocato comunque a Spider-Man, alla storia principale, vi consiglio assolutamente di farlo, perché se vi è piaciuto almeno in parte quello che avete visto qui, il gioco è ancora meglio, cioè la storia principale del gioco è ancora più bella. Qui vengono gettate ovviamente le basi. Vabbè, avete visto alcuni spoiler, se non conoscete la storia principale, però c'è molto altro nel gioco, tante parti veramente belle e che valgono la pena di essere vissute in prima persona. Quindi, ancora grazie. Date un'occhiata al resto dei contenuti sul mio canale, che c'è be un bel po' di roba e continuerò a portarla. E alla prossima. Saluti da Gaming & Knowledge.